Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia. È la seconda giornata del campionato regionale Under 21 e sono pronte a darsi battaglia, a sfidarsi. Lo United Aprilia e Torre Spaccata, due squadre che hanno già ovviamente esordito settimana scorsa con esiti differenti. Torre Spaccata che attaccherà dalla sinistra verso destra rispetto appunto alla nostra telecamera. Nuovamente Di Chierri. Prova a proporsi e riceve bene il numero 7 della formazione ospite che sfiora il gol. Bravo il portiere Cirilli su Fara verso qualche compagno libero. Torre Spaccata è già dall'altra parte. Conclusione in porta sempre da parte del numero 7 Fara. Leonardi prova adesso ad andarsene via. Leonardi calcia in porta. Bella percussione da parte di Leonardi. Lunati d'Aprilia per aprire, per scardinare la retroguardia da parte del Torre Spaccata. Palo clamoroso. Ha rischiato tantissimo. Spinelli. Conclusione di Spinelli centrale, parata da parte di Melissari con il Torre Spaccata che sta sicuramente creando più di qualche grattacapo, come in questo caso. Bella conclusione ancora da parte del numero 20 Mollo e poi dall'altra parte ci ha provato Miele, tiro intanto che è stato intercettato da numero 11 Spinelli. Può ripartire allora Miele, a destra il pallone, conclusione in porta, arriva il vantaggio da parte dello United con Carioti che ha sfruttato alla perfezione un assist al bacio. Adesso Di Chierri prova a reagire, il Torre Spaccato, gran parata da parte di Cirilli. 1-2 che si chiude, attenzione intanto a Miele, prova ad armare il destro, il colpo di tacco e poi una nuova conclusione da parte di Carioti. Altro tiro in porta, è arrivato il gol del 2-0 da parte di Montenero che non ci ha pensato due volte, ha scaricato questa saetta. Qui riceve un calcione ma prosegue, attenzione Fara e poi la conclusione in porta da parte di Chierri, cerca di mettersi in moto ma non riesce Carioti, attenzione a destra, altro diagonale, bella parata da parte di Cirilli, poi ci prova ancora Giacomini, attenzione a questa conclusione in porta con il sinistro da parte di Tatti che riesce a sorprendere Melissari sul primo palo. C'è da vincere innanzitutto questa sfida per quanto riguarda lo United, attenzione a questo pallone al centro, arriva il gol. Un gioco da ragazzi per Macheda che è stato servito con il contagiri da Leonardi. Le transizioni, altra conclusione in porta, deviazione, arriva anche il 5-0. Adesso davvero la formazione dello United si sta scatenando sotto porta. Ancora Macheda che ha iniziato questo secondo tempo un po' distratta. Altra ripartenza micidiale, gol di punta da parte di Spinelli. Adesso davvero è diventato tutto facile per lo United. Riparte il Torre Spaccata, cerca Fara adesso con questa bella conclusione, trova il gol del 6-1, è un gol meraviglioso da parte di Fara. Leonardi serve Macheda, caccia in porta, colpisce il palo Macheda, bella azione, consente la ripartenza da parte di Leonardi. Leonardi caccia in porta, Leonardi. Montenero riceve Carioti, Carioti caccia in porta, miracolo sul primo palo da parte di Melissari, ne sa e come. Altro pallone intanto e poi arriva il gol del 7-1, lo ha segnato ancora Macheda. Adesso Spinelli, altra conclusione ribattuta e poi c'è il tentativo da pochi passi di Miele. Spazio dunque anche per lui. Intanto c'è un'altra strepitosa parata da parte di Cirilli, ancora United, può provare a ripartire. Ancora un pallone dentro per il neo entrato Urban. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso a sancire la rotonda vittoria da parte dello United d'Aprilia che con un risultato fragoroso di 7-1 a ragione del Torre Spaccata vola a 6 punti in classifica e settimana prossima ci sarà un derby sicuramente molto interessante con l'Eagles Aprilia. Ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive. Un cordiale buonasera e a risentirci agli amici di Mondo Futsal.